25.000 mi piace. Se volete un'altra sfida, chi ingrassa di più, la prossima volta faremo pizza versus panino. E ragazzi, un'altra cosa, in questo video c'è un easter egg. Mi raccomando, vediamo se siete bravi a trovarlo, così vi lascio un cuoricino. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile. Oggi ragazzi parte questa miniserie assieme ad Om. Ciao ragazzi. Lui è il primo ospite perché ragazzi oggi siamo qui con questa serie che la intitoleremo così: chi ingrassa di più? Ci saranno due opponenti, quindi quest'oggi faremo un McDonald's versus Burger King. Mi è capitato una buona cosa, allora, perfetto. Tu farei Burger King, io Mac. Perfetto. Mi raccomando ragazzi, a 25.000 mi piace faremo il chi ingrassa di più con pizza versus panino. Mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace. Adesso partiremo dalla colazione. È mezzogiorno, ma sti cavoli, partiamo dalla colazione. Ma hai impegni oggi? No. Ok, allora. Però prima andiamo a pesarci. Ok, siamo a casa per pesarci. Ecco qui la bilancia che determinerà il tutto. Andrea, composizione uguale, guarda. Ci pensi. Calzino piccolo. Bravo. Pantaloncino normale, magliette Ritz, giusto, quindi pre-così stasera poi, perfetto, esatto. Vai, questa è Pago la io? vai. Let's go. Quant'è? Ditemi voi, non lo so, non lo vedo. 60. 60. Ok, 60, giusto, giusto. Ok. Vado io. Attenzione. Pesi esattamente 72 e 4. Vabbè, pesi solo 12 kg e mezzo in più di me, però Porca non è trova. questo il problema è chi ingrasserà di più. Stasera, minchia, arriverà a 75 stasera. Aiuto, come sei ingrassata. Dopo che fa? Wagyu, la prima tappa, ovviamente, come abbiamo detto prima, è la colazione. Il luogo è il Burger King, come potete ben vedere. Quindi Omar, pronto a prendere la cosa tua. Io ho già preso quello del Mac e quindi andiamo dentro. Ok. Wagyu, guardate qua. Ok, che bellezza. No, no, Andrea, guarda qua che bellezza. Vabbè, anche qua, giustamente. Allora, questo è un waffle Kit Kat con panna, credo. Quindi, gelato. Veramente invitante questo qui. E visto, ragazzi, che McDonald's e Burger King per la colazione non hanno cose simili, sono andato a cercare cose che a livello di calorie sono simili. Quindi, tu waffle e io muffin alla Nutella. Come potete ben vedere, ragazzi, eccolo qua. Io farei un piccolo sondaggio, però, Guardando queste due colazioni, ragazzi, cosa mangereste? Vai, allora dite per ogni cosa che vedete quale mangereste. Quindi Esatto. colazione, pranzo e cena. Esatto. Omar, io direi di cominciare. Non ho Anche il latte purtroppo, però io. Andiamo beviamo 250 ml di latte a testa, perché sennò uno ingrassa più Perfetto, dell'altro. precise, Ci Alla tua, sei? Andrea. Bella Non Omar. tocchiamoli perché non si sa No, no. mai che mi rubi calorie. Cin cin. Vai. Che bontà, Madonna, A me la Nutella, devo dire che è buona. E poi da stamattina che non mangio, quindi. A quest'ora, dopo che non hai fatto colazione, è tutto buono. Tu c'hai pure la panna, cioè, guardate là. Panna, cioccolata, tutto Un po' lo sto invidiando, ma io comunque non vado male, Mi sento sempre più pesante ad ogni boccone, quasi gelato. E via. Siamo arrivati all'ultimo pezzo. Omar, io intanto mangio. Ho già riempito due bicchieri. Così beviamo. Esattamente uguali, sì. Sennò non va giù. Siamo partiti bene, devo dire, ma il pranzo sarà ancora più buono secondo me. Qui possiamo fare il cin. Cin cin, però con la plastica non si Non ci tocca. tocchiamo. Finiti entrambi, in teoria siamo aumentati forse nella stessa maniera, non si sa, vedremo stasera. Io per ora sono contento, Anch'io, quindi aspettiamo il pranzo. Ok ragazzi, è arrivata l'ora di pranzare, siamo proprio qui al McDonald's. Allora, per fare un po' di stramacchio, abbiamo preso la busta del Conad per metterci dentro quella del Burger King, magari ci dicono qualcosa. Quindi adesso ordiniamo e poi vi facciamo vedere cosa abbiamo appunto per mangiare. Allora, oggi siamo qui, siamo entrati al Mac, ovviamente per il pranzo, non poteva mancare il Graham Crispy McBacon, più patatine grandi, ovviamente acqua naturale. Perché a me non piacciono altre bibite. L'unica differenza, ragazzi, è che con il McDonald's, a differenza del Burger King, non ci hanno fatto sedie vicino. Infatti, Omar sta dipendendo da là. Bella. Tu cosa hai preso, Omar? Allora, ovviamente dal burger, ragazzi, infatti dobbiamo fare le cose. Mi sto guardando. Ci sta guardando il tipo, non fa niente, apparecchiamo. Allora. Prendi solo il panino. Solo il panino, ecco il Ok. panino. Guardate quanto è grosso, ragazzi. Secondo me è più grosso del tuo, Sì, Andrea, assolutamente. Esatto. Però io invece, madonna, senti qua come unto. Mamma mia, guarda là. Guarda come unto, Andrea. Oh, però io invece di metterci il bacon per pareggiare quello di Andrea ci ho messo un altro strato di carne in più. Infatti ho tre strati di carne e 8 strati di cheddar. Vai Omar, del primo morso. Vabbè, Andrea, per forza, bisogna inaugurare in qualche modo. Quindi, let's go questo pranzo. Hai preso le patatine, no? Il Però io ketchup. ci sono 4 pezzi di carne, non 3. Come quattro? Guarda. Mica dammene uno a me. No, no.
anche le patatine ovviamente, però non volevo proprio essere spudorato a tirare fuori il sacchettino del burger per me, però ormai l'abbiamo fatto. Facci vedere quelle patatine, a differenza di questo come so. È più grosso questo, decisamente, guarda come entrano bene. Sì, sì, sono più, queste qua sono più... Più sottili le tue. Ah boh, io mangio. Vabbè, comunque... Ok ragazzi, io vado a prendere purtroppo solo due strati, cioè purtroppo. Oh, ma era quattro, ma com'è poi sono doppia? Beh, ma il bacon è grasso, eh. Infatti lo vedo lì che esce. Però il mio bacon non pareggia i 2-4 hamburger. Secondo me sì, però votate. Comunque spettacolo ragazzi, l'unica cosa che manca è il ketchup. Vabbè Andrea, se vuoi te ne posso dare uno, è pareggio, scusa, te lo do io. Vabbè, ragazzi. Ci sta. Guarda Andrea, non è neanche di marca Burger King. Dai, ketchup sì, ce lo potete concedere. Sì, ma tanto non è neanche della marca del coso, quindi... Infatti, tomato. Ci sta. Per farvi vedere proprio la differenza del panino, guardate qua ragazzi, ve li metto a confronto. Non so come farveli vedere così. Bestia. Confrontata, cioè il tuo è proprio gigantesco. Comunque al Mac c'è l'acqua Liglia, a te c'è l'acqua San Benedetto. Però sta acqua ce la dobbiamo finire, mezzo litro ce la dobbiamo finire, pure mezza la strada ce le finiamo. Che dobbiamo ingrassare entrambi allo stesso modo. E una cosa però ho notato. Il portafoglio ha notato. Il portafoglio ha notato che praticamente al Burger King il menù che ha preso Omar costa 16-17 euro, non ricordo bene. Questo qua al Mac 8 euro, quindi la metà praticamente. Vabbè, che fa, mangia. Anche perché forse è il doppio, non lo so. Vabbè, però dai, anche il doppio del prezzo, su. È più caro il Burger King. Raga, io vado con l'ultimo morso comunque, perché ho finito. C'è a fianco ovviamente due patatine. Mamma mia, un'altra. E anche io ragazzi, chiudo, tocciando qua, così va giù meglio. E mangiandone anche io ovviamente le ultime patatine. Allora qua. Finito. Anche questo pranzo è andato. Quindi ragazzi, aspettiamo la cena di stasera perché ci saranno sorprese, Omar. Io non vedo l'ora, Andrea, le sorprese le amo tantissimo. Siamo arrivati ad ora di cena. Omar, allora sinceramente abbiamo valutato un po' entrambi la decisione della cena e infatti abbiamo deciso di non estenderci troppo il nostro, esatto. Non estendere troppo il nostro stomaco, beh, insomma. L'importante è che le quantità tra i due siano uguali, le stesse, infatti. Esatto. Più o meno, anche se forse lui ha mangiato un po' di più, Però andiamo a vedere cosa abbiamo preso. 1, 2, 3. Non dico che era scontato, Ma che è qua? Sembrano più piccole le due qua. Vabbè, risparmiano perché qua è sacchetto. Il ketchup, se vuoi prendiamo quello del Mac, Omar. Lo lascio qui. Guarda, io faccio così. Ok. Io sì. Semplicemente... I ragazzi vedono. 2, 4, 6, 8, 9. Ok, facciamo vedere le dimensioni. Sono quasi uguali. Sembrano, sì, veramente. Sembrano proprio uguali, raga. Guardate qua. Questa è del Mac e questa è del Burger King. Omar... con un po' di ketchup. La prima tocciata? Vai. E allora tocciamo? Sono 9, andiamo con la prima. Ok. Vabbè, ah, nugget. A me sono duri. Coccanti? No, duri. Andrea, non posso assaggiarla, mi dispiace. Non lo so. Vabbè, la mangio, le devo fare. Comunque le nuggets al burger le hanno rifatte. Cioè, porca miseria. Queste sono le King Nuggets. Quelle di prima... facevano proprio schifo perché erano morbidose, queste invece almeno sono più... Ma non me le ricordavo così queste del Mac. Avendone rifatte si sono migliorati, diciamo, dai. Ne assaggerei una. Vorrei, vorresti anzi. Andrea, prima di fare l'ultima, secondo me... bicchierino d'acqua tattico. Sì. Uguale, Naturale, raga. Naturale. Poco a poco però, Omar. Esatto. Basta, poi ce lo beviamo tutto. Così liberiamo le vie. Bravo. Da questo pollo che ce l'ha intasate. Ultima nugget con l'ultimo ketchup. Adesso vedremo il verdetto. Il verdetto, esatto, Omar. Chi va a ingrassare di più, McDonald's o Burger King? Andiamolo subito a vedere, però prima un bicchierozzo d'acqua. Perché farà la differenza. Vai Omar, tu pesavi ben 60 kg proprio precisi. Andiamo a vedere. No, non recuperi. Adesso peso meno, sicuro. Può essere 800, anzi 900 grammi in più, signori. Per Omar Amum. Attenzione, ho guadagnato più che nella 24 ore. Di chi ingrassava di più, Andrea? Io 72,4. Andiamo a vedere adesso quanto peso. Omar 900 grammi, Fuse Gamer 72,9. E quindi ciò significa che... A voi mamagna di cassa e strunzo. Questo vuol dire che le 4 slice di hamburger, pam pam pam,
sono servite a qualcosa. Quindi 500 grammi McDonald's, 900 Burger King, vabbè che abbiamo metabolismi diversi, ma comunque ci facciamo un'idea di quel che è, chi ingrassa di più mangiando o McDonald's o Burger King, vedete voi cosa mangiare. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi ad Elitz e a Fuse Gamer e Home e a Eri Lazza Tadino e Mirko F93 e Mr. Sparta Praga. Noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi.